Si potrebbe spiegare il significato profondo della frase di Pirandello, che dedicando a lei le sue opere scriveva: a Marta Abba per non morire. Io ne fui per un po' di tempo quasi atterrita di dover dare in pasto al pubblico questa dedica, che dico chissà come la prenderanno. E poi dopo mi sono fatta più adulta e ho detto basta, la prendono come vogliono. Ma è così, a Marta Abba per non morire, perché la sua opera non muoia. Lui voleva che io recitassi le sue opere, sempre e solo io, non gliene importava di altri, non avrebbe voluto. Invece c'è stato un momento che mi hanno detto: ah, ma lei non vuol far recitare le altre persone. Non sapevano che io ho delle testimonianze magnifiche dove Pirandello scrive e dice: io non voglio, non me ne importa se io dopo morto sarò glorificato, io non voglio queste glorie di adesso o di dopo, io voglio che tu mi reciti le mie commedie. E io non ho mai potuto recitare le sue commedie, perché se lo facevo sarei già morta, ci tenevo alla vita. E allora mi sono tirata in disparte e ho lasciato che gli altri lo facessero. Forse ho mancato certamente a Luigi Pirandello. È vero che il maestro ha scritto Trovarsi per lei e modellando il personaggio della protagonista sulla sua personalità. Noi ci dimentichiamo troppo che Pirandello è stato un direttore di compagnia, oltre a essere il grande autore che è. E allora Pirandello fu come Shakespeare in Inghilterra. Lui viaggiò con la compagnia, studiò i suoi attori senza volerlo. E può darsi che abbia studiato anche me e che qui ci sia qualche cosa di me